Ma cosa significa controllare a distanza una pompa di calore? Oggi ti mostrerò il dietro le quinte di come viene gestita una pompa di calore professionale con il monitoraggio a distanza. Non si tratta banalmente di accendere o spegnere con lo smartphone la pompa di calore, bensì di regolare nei minimi dettagli temperature ed orari, verificare i consumi elettrici, controllare quando si accende, verificare quando fa lo sbrinamento e quanti minuti dura, quanto tempo impiega per fare l'acqua calda sanitaria e molti altri parametri, nonché i messaggi in caso di anomalie. Quello che vedremo oggi è qualcosa di estremamente tecnico e professionale, quindi se non sei un tipo preciso e curioso, con la voglia di saperne di più, ti consiglio di smettere di guardare questo video per risparmiare il tuo tempo. Nel 2018 è impensabile non poter controllare la casa da remoto. Siamo tutti online, abbiamo sempre il telefono in mano, chattiamo con gli amici, facciamo acquisti online, verifichiamo il conto in banca e prenotiamo anche le ferie. E quindi non poter controllare la tua casa a distanza è come avere una macchina senza tachimetro. O provochi una fila dietro di te perché vai troppo piano e non sfrutti al massimo il tuo motore, oppure ti schianti in curva perché vai troppo veloce senza rendertene conto. Eppure ci sono pompe di calore ad oggi che non possono essere collegate online, oppure che hanno un monitoraggio difficile da utilizzare. Se hai già installato una di queste, purtroppo non posso esserti d'aiuto perché non si possono applicare monitoraggi aggiuntivi. Ora invece ti mostrerò la piattaforma professionale per monitorare le pompe di calore. Eccoci allora nella piattaforma professionale. Questa è la schermata principale dove ho da subito un controllo di quasi tutti i parametri più importanti, ovvero la temperatura esterna, la temperatura dell'acqua calda sanitaria, la temperatura della zona giorno, della zona 2 e della zona notte, a seconda di quante zone è composta la casa, la temperatura del puffer, quindi dove c'è l'acqua tecnica per il riscaldamento o raffrescamento, e in questo caso anche la temperatura del solare termico, cioè la fonte alternativa, perché il cliente aveva un solare termico esistente, quindi è stato implementato anche questo nella piattaforma della pompa di calore. Il menu principale è questo superiore, quindi è composto dalla panoramica di base, dagli orari, quindi dove si va a programmare la pompa di calore, dai dati del sistema e dai grafici di consumo temperature. Ogni menu di base ha un sottomenu sulla sinistra, quindi la schermata base avrà il controllo di sistema, le scorciatoie, il serbatoio e l'acqua calda sanitaria. Nel controllo del sistema, con un'occhiata molto rapida, si vanno a vedere quei parametri molto importanti come la temperatura di linea di mandata tra pompa di calore e accumuli, la linea di ritorno, la temperatura dell'evaporatore, quindi la temperatura della batteria esterna della pompa di calore, e la temperatura anche del compressore. Per ogni temperatura, ad esempio acqua calda sanitaria, oppure la temperatura dell'acqua tecnica, della zona giorno, della zona notte, è possibile impostare tre livelli: una temperatura normale, in questo caso ad esempio di 45 gradi sull'acqua sanitaria, una temperatura di comfort, quindi più elevata di 7 gradi rispetto alla normale, e una temperatura eco-economica, meno 2 gradi in questo caso rispetto alla normale. In questo momento la pompa di calore è in modalità comfort, infatti è impostata a 52 gradi, ovvero 45 più 7. Andando nella schermata orari, posso entrare o nell'acqua sanitaria o nel riscaldamento e posso programmare giorno per giorno come voglio che la pompa di calore funzioni durante l'arco della giornata. In questo caso il cliente ha impostato una temperatura economica, quindi quella che avevamo visto prima di 45-2, fino alle 11 di mattina. Poi ha messo la pompa di calore in modalità comfort fino alle 16, per poi tornare in normale fino alle 20 e poi ancora economica fino a mezzanotte. Questo è il venerdì. Ogni giorno della settimana è possibile programmarlo in maniera diversa. Stessa cosa anche per l'acqua del riscaldamento. Ma la cosa più importante di tutta questa piattaforma è il grafico delle tendenze, sia l'andamento delle temperature che i consumi elettrici della pompa di calore. È possibile scegliere il giorno da visualizzare, quindi andando in avanti e indietro
con le frecce, andiamo su venerdì 2 febbraio 2018, allora andiamo a vedere le temperature di mandata di quel giorno. Attiviamo anche la temperatura esterna. Ecco, quel giorno la pompa di calore lavorava a 55-60 gradi. La temperatura esterna si atteneva intorno ai 5-7-8 gradi. È possibile visualizzare anche la temperatura dell'acqua calda sanitaria. Ecco, l'andamento dell'acqua calda sanitaria. Qui c'è stato un prelievo. Qui la pompa di calore si è accesa per riportarla su di temperatura. Qui un'altra volta, perché probabilmente, se andiamo a vedere, è possibile capire come era stata programmata l'acqua calda sanitaria, che è questa linea azzurra con la calcolatrice, e la linea verde invece misura la reale temperatura dell'acqua calda sanitaria. Infatti vediamo che segue il grafico. Possiamo vedere anche le accensioni della pompa di calore attivando l'icona del riscaldamento. Quando la macchina funziona timbra di blu, quando è spenta c'è il vuoto e così via. E possiamo andare a vedere anche gli sbrinamenti. Ecco, nello specifico, con una giornata che va dai 5 ai 8 gradi, la pompa di calore ha fatto due sbrinamenti, lavorando a 55 gradi. Possiamo andare a vedere anche nel dettaglio quanto è durato lo sbrinamento. Basta che ci posizioniamo nel dettaglio dell'ora, andiamo alle 8 di mattina. Eccolo qui. Alle 7 di mattina, alle 7.36, la pompa di calore si è accesa per fare il riscaldamento e alle 7.55 ha iniziato a fare sbrinamento, che è durato fino alle 7.57, quindi 2 minuti. In quel momento la temperatura del serbatoio dell'acqua tecnica è sceso da 55 gradi a 45 gradi, per poi tornare su a 55 gradi già alle 8.02, quindi dopo pochi minuti. È possibile anche vedere l'andamento delle temperature dentro casa grazie ai sensori ambiente. Facciamo un attimo di pulizia, quindi togliamo alcuni valori. Ecco, quindi selezioniamo la temperatura dentro casa e vediamo che abbiamo registrato una temperatura intorno ai 20 gradi fino alle 7 di mattina, per poi salire di qualche grado durante il giorno. Questo possiamo fare anche per altre zone. In questo caso è un po' più calda rispetto alla prima. Probabilmente il cliente ha fatto un'impostazione diversa. Ma la parte più interessante di tutto questo sistema è la possibilità di controllare i consumi elettrici. Quindi andiamo su istogramma consumi teorici, ci posizioniamo sul giorno in modo da vedere i consumi giorno per giorno. Ad esempio, il 2 del 2, quindi il 2 febbraio 2018, la pompa di calore ha consumato 32,27 kWh elettrici per fare il riscaldamento. Poi ne ha consumati 2,04 per fare acqua calda sanitaria e il resto sono i consumi dei circolatori. La cosa molto interessante è che possiamo raggruppare i consumi mese per mese e quindi il 30 del mese posso già definire che bolletta mi arriverà. Infatti potrei posizionarmi a febbraio 2018 sapendo di aver consumato 1078 kWh moltiplicandoli per 0,22 ottengo un consumo di 237 euro per il mese di febbraio. Ultimo ma non ultimo è la possibilità di ricevere le notifiche per gli allarmi e quindi per le anomalie, e questo è un servizio fondamentale per poter attivare l'assistenza in maniera molto rapida ed efficace. Infatti tutte le pompe di calore sono collegate online e i centri assistenza hanno la possibilità di verificare le anomalie e di intervenire già a colpo sicuro. E come sempre, se hai domande specifiche per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto. Sarò sempre io a risponderti di persona. E per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video, clicca sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco. E vai su samueletrento.it per fare la tua richiesta alla pagina dei contatti.